Che è successo con Barbareschi? Che ci ha menato. Cioè noi sta girando un film dal titolo Mi fido di te, in una fabbrica a Via dei Ponti di Burtini. Sì. Stamattina siamo arrivati per fargli un'intervista scherzosa sul film, su di lui, insomma, niente di che. I cancelli erano aperti, le maestranze ci hanno fatto entrare, ho fatto alcune domande alle maestranze e mi hanno risposto, ho chiesto dove il regista, me l'hanno indicato, ho raggiunto il regista, cioè Barbareschi, gli ho fatto i complimenti per il fatto che comunque sta esportando il cinema italiano anche in Cina, e si è detto sta cosa, è impazzito, ha perso il senno. Si è scagliato contro di me dicendomi parolacce, vattene a fanculo, vai via. Si è scagliato sull'operatore Marco Chirinti e gli ha sottratto la telecamera, l'ha scagliata per terra con forza e veemenza bruta, ha cominciato a calpestarla come uno stesso, riducendola in mille pezzi, se vedi la pagina della telecamera sembra che sia passato sopra un camion, invece può stare sopra le scarpe dei Barbareschi. Dopo aver fatto questa cosa è tornato nuovamente addosso a me, spintonandomi con mani in faccia, spintoni, eccetera. Poi nuovamente si è riscagliato sull'operatore, cioè su Chirinti, e gli ha rubato l'iPhone personale che gli aveva in mano. Cioè, l'ha proprio fregato, un furto. Che è successo? Noi siamo usciti dal set a quel punto e abbiamo chiamato i carabinieri per recuperare l'iPhone. Oh, qual è stato il risultato dell'arrivo di questi carabinieri? Che pur essendo di fronte a un furto in flagranza, no? Un furto di atto, sono stati 4 ore dentro il set a far bene, non si sa che, parlare con Barbareschi, fare qualche ricerca, non so bene cosa, ma sta di fatto che dopo 4 ore, noi siamo ancora qua davanti, sono andati via quasi tutti i carabinieri, sono rimasti alcuni dentro questo edificio, e del cellulare neanche l'ombra, neanche proprio, non c'è traccia, non ci viene restituito.